Ciao amici, bentornati. Questo è San Giuseppe. Possiamo andare ad abbinarlo alla Madonnina che è sull'asinello, quella che abbiamo fatto Maria sull'asinello, e potete andare così a fare questa bellissima natività. Volendo potete fare anche il bambinello, quello che ho fatto nell'altro tutorial dell'altro presepe, la Madonnina inginocchiata, c'è anche Gesù bambino, il presepe è la natività completa, e potete andare ad inserirlo in braccio alla Madonnina, magari andate a riempire un po' meno la pancia e così avete fatto anche la natività con il bambino Gesù. Per realizzare la testa di San Giuseppe abbiamo un anello magico di 6 maglie. Stringiamo l'anello e facciamo un aumento in ogni maglia e saranno 12 maglie lavorate. Una maglia aumento per tutto il giro e saranno 18 maglie basse. Ogni 2 maglie facciamo un aumento e saranno 24 maglie basse. Ogni 3 maglie facciamo un aumento e saranno 30 maglie basse. Ogni 4 maglie facciamo un aumento e saranno 36 maglie basse. Lavoriamo i 36 maglie per altri 4 giri. Ogni 4 maglie facciamo una diminuzione e saranno 30 maglie basse. Facciamo un altro giro di 30 maglie basse. Ogni 4 maglie facciamo un aumento e saranno 36 maglie basse. Lavoriamo le 36 maglie per altri 2 giri. Ogni 4 maglie facciamo una diminuzione e saranno 30 maglie basse. Ogni 3 maglie facciamo una diminuzione e saranno 24 maglie basse. Ogni 2 maglie facciamo una diminuzione e saranno 18 maglie basse. E possiamo iniziare a riempire con l'ovatta sintetica. Una maglia una diminuzione per tutto il giro e saranno 12 maglie basse. Una diminuzione alla prima maglia, una diminuzione a metà del lavoro e saranno 10 maglie basse. Facciamo altro giro di 10 maglie basse. Un aumento alla prima maglia, un aumento a metà del lavoro e saranno 12 maglie basse. Ora sostituiamo il filato con un filato che volete realizzare il vestito. Io vado ad utilizzare questo dorato, diciamo giallo dorato, e vado a fare una maglia un aumento per tutto il giro e saranno 18 maglie basse. E vogliamo, possiamo lavorarle volendo in costa, quindi invece di lavorare normalmente andiamo a prendere in costa la maglia. Ogni 2 maglie facciamo un aumento e saranno 24 maglie basse. Ogni 3 maglie un aumento e saranno 30 maglie basse. Lavoriamo le 30 maglie per altri 6 giri. Una diminuzione alla prima maglia, una diminuzione a metà del lavoro e saranno 28 maglie basse. Un aumento alla prima maglia, un aumento a metà del lavoro e saranno 30 maglie basse. Lavoriamo per altri 2 giri 30 maglie basse. Andiamo ora a fare ogni 4 maglie un aumento e saranno 36 maglie lavorate, però le dobbiamo lavorare in costa davanti, dobbiamo lavorare solo la parte davanti della maglia in questo modo e andiamo a fare ogni 4 maglie un aumento. Lavoriamo le 36 maglie per altri 15 giri. Per i piedi con il filato marrone abbiamo un anello magico di 6 maglie. Stringiamo l'anello e facciamo un aumento in ogni maglia e saranno 12 maglie lavorate. Un aumento alla prima maglia, un aumento a metà del lavoro e saranno 14 maglie basse. Lavoriamo 14 maglie però lavorate in costa dietro. Sostituiamo il filato con il filato color carne e andiamo a lavorare per altri 2 giri 14 maglie basse. Una diminuzione alla prima maglia e saranno 13 maglie basse. Lavoriamo le 13 maglie per altri 5 giri. Un aumento a prima maglia, un aumento a metà del lavoro e saranno 15 maglie basse. Lavoriamo per altri 2 giri 15 maglie e poi stacchiamo il filo e andiamo a fare un altro uguale e poi andiamo ad unire. Terminata anche l'altra gamba, ci andiamo ad unire insieme, andiamo ad unire tutte e due le gambe e lavoriamo 15 maglie per questa gamba e poi le 15 maglie per l'altra gamba. In totale poi saranno 30 maglie lavorate. E lavoriamo le 30 maglie poi per gli altri giri in base a come avete fatto l'altezza del vestito. Regolatevi un po'. In totale poi ho fatto per altri 9 giri 30 maglie basse. Poi stacco il filo e vado a cucire sotto il vestito. Dopo aver unite le gambe vado a lavorare per altri 9 giri, poi andate sempre a misurare voi in modo da trovarvi con l'altezza che desiderate e ho lavorato così per altri 9 giri le mie 30 maglie, stacco il filo e poi vado a cucire all'interno del vestito. Per realizzare le braccia di San Giuseppe abbiamo un anello magico di 6 maglie con il filato color carne. Stringiamo l'anello e facciamo un aumento della prima maglia e un aumento a metà del lavoro e saranno 8 maglie lavorate. Facciamo un altro giro di 8 maglie basse. Una diminuzione alla prima maglia, una diminuzione a metà del lavoro e saranno 6 maglie lavorate. Lavoriamo le 6 maglie per altri 3 giri.
Sostituiamo il filo con quello che abbiamo utilizzato per il vestito e andiamo a fare un aumento della prima maglia, un aumento a metà del lavoro e saranno 8 maglie lavorate. Lavoriamo le 8 maglie per altri 13 giri, poi stacchiamo il filo, andiamo a riempire con l'ovatta sintetica e poi con ago e filo andiamo a chiudere questa parte qui superiore del braccio. Terminati i giri possiamo staccare il filo e riempire con l'ovatta sintetica e poi andiamo a fare i polsini. Per i polsini ho fatto una catenella di 10 maglie e poi ho lavorato 10 mezze maglie nelle 10 catenelle. Stacco e poi vado a cucire qui alla base della manica. Per i capelli con il filato marrone e con un altro colore andiamo ad avviare un anello magico di 6 maglie. Stringiamo l'anello e facciamo un aumento in ogni maglia, saranno 12 maglie lavorate. Una maglia aumenta per tutto il giro e saranno 18 maglie basse. Ogni 2 maglie facciamo un aumento e saranno 24 maglie basse. Ogni 3 maglie facciamo un aumento e saranno 30 maglie basse. Lavoriamo per altri 3 giri 30 maglie basse. Terminati i giri andiamo a fare 6 catenelle. E poi andiamo a fare 6 maglie basse nelle 6 catenelle e dobbiamo ripetere questa sequenza per tutto il giro fino a riempire tutta la parte e poi andremo a cucire sulla testa. Per la barba abbiamo una catenella di 27 maglie e lavoriamo le prime 5 maglie basse nelle prime 5 catenelle. E 5. Poi lavoriamo 5 mezze maglie nelle prossime 5. Poi lavoriamo 3 maglie alte nelle prossime 3. Nella maglia qui centrale andiamo a fare 3 maglie alte insieme nella stessa maglia. Andiamo a fare 3 maglie alte nello stesso punto. Poi andiamo a fare 3 maglie alte nelle prossime 3. Cinque mezze maglie nelle prossime 5 maglie. E 5 maglie basse nelle ultime 5 maglie e possiamo staccare il filo, questa sarà la barba. Ora ripieghiamo il vestito in questo modo e lì dove abbiamo fatto le maglie in costa dobbiamo andare a cucire le gambe sotto. Prendiamo maglia per maglia e andiamo a cucire le maglie qui e se occorre andiamo a riempire un altro po' l'interno delle gambe prima di chiudere tutto. E andiamo a cucire bene tutto intorno prendendo sia la maglia del corpo che la maglia del vestito. E cuciamo così tutto bene intorno. Inseriamo la barba così e poi andiamo ad inserire i capelli sopra in modo da coprire un po' i laterali della barba, così. E andiamo a sistemare un po' i capelli e cucire bene tutto intorno. Con ago e filo andiamo a fermare il tutto. Utilizzando un po' di filo marrone andiamo a creare anche i baffi in questo modo e poi andiamo a riempire questa parte qui.
Andiamo poi a cucire la parte superiore delle maniche e poi andiamo a cucire la spalla dopo aver chiuso bene questa parte. Possiamo sempre fermare prima con gli spilli e poi andare a cucire. Per le ciabattine o creiamo una X sulle ciabattine oppure semplicemente una fascia, quello che preferite andate a ricamare in modo da realizzare così i sandali ai piedi del San Giuseppe. Ripassate poi per bloccare. Andiamo a mettere gli occhietti in plastica oppure andiamo a ricamarli, facciamo le sopracciglia con un po' di filo come ho fatto vedere negli altri video tutorial e terminiamo così il volto del nostro San Giuseppe. Con il filato verde io vado a fare una stola, ho realizzato una catenella di 48 maglie e poi lavoro a seconda se voglio fare una stola più sottile, vado a fare per altri 6-7 giri le 48 maglie che posso lavorare sia a mezze maglie che a maglie basse, dipende da come volete che sia larga la stola. Potete farla anche in lavorazione in costa come preferite. Io vi dirò poi come l'ho realizzata, alla fine vi farò vedere come è venuta, poi decidete voi come preferite poi rifinire. Ho realizzato in totale 5 giri di mezze maglie e poi vado ad accavallare leggermente qui, ma questa potete fare come più vi piace, potete fare semplicemente una stola così oppure una sciarpa più larga, decidete voi come volete andare a rifinire. Io vado semplicemente ad accavallare leggermente queste due parti e le vado a cucire sul corpo così. Ed eccolo terminato, questo è San Giuseppe che possiamo abbinare alla Natività con la Madonnina che è sul asinello, questa che ho già realizzato, la trovate già sull'altro video tutorial, troverete sia l'asinello che la Madonnina, poi andate a sistemare sopra, andate a cucire i due personaggi insieme e poi andate ad abbinare anche questo San Giuseppe che ho appena realizzato. Spero che questo tutorial vi sia utile e gradito. Poi volendo potete aggiungere anche Gesù Bambino. Quindi mettete un po' meno vatta all'interno della pancia, potete fare anche Gesù Bambino in braccio alla Madonnina. Gesù Bambino lo troverete nel video tutorial della Natività, lo stesso Gesù Bambino andrà bene anche per questi personaggi. Vi abbraccio, vi mando un grande bacio e lavoriamo che ci consegniamo. Ciao ciao, a presto! Grazie a tutti voi amici di Creiamo Annalisa per il vostro sostegno ed affetto. Grazie per ogni commento, condivisione e contributo alla crescita di questo canale. Continuate a seguirmi perché il viaggio continua. Con gratitudine, Creiamo Annalisa. Un bacio e un abbraccio.